chiamo Edizzaro, abito in Ticino, anche se sono originario del Canton Grigioni, della parte italiana, e sono, diciamo così, ho in mente molto, molto precisamente quando ho deciso di diventare anarchico. Il 3 maggio del 1968, a 17 anni, quando mi sono imposto al compleanno di diventare anarchico. E dunque è per questo che sono molto fiero. E ho cominciato a informarmi sull'anarchismo, leggendo, prendendo informazioni, e ho conosciuto più tardi, non conoscevo altri anarchici, ma comunque seguivo le vicende, no? che giravano. Avevo letto, penso, il primo numero di una rivista anarchica, è un numero di Volontà che mi aveva prestato un compagno di scuola e che avevo divorato. Nel 69, con i fatti dell'attentato di Piazza Fontana e tutto, e delle cose susseguenti, ho cominciato a... mi ricordo a quel momento della figura di Giuseppe Pinelli, o di Pino Pinelli, e me la ricordo anche bene perché c'era un giornale, che era il giornale di un partito governativo, il Partito Liberale Radicale del Canton Ticino, che aveva come titolo Il Dovere, perché riprendeva il nome di una loggia massonica, loro erano legati ai massoni, che ha cominciato una campagna molto forte in favore dei cambiamenti che si stavano attualizzando in Italia, e la seguiva, e ha fatto una campagna anche molto lunga, sia per far riconoscere cos'era successo a Pinelli, ma anche proprio una campagna sugli appoggi che avevano ricevuto i fascisti quando scappavano. Avevano anche denunciato alcune situazioni strane a San Bernardino, per esempio. San Bernardino è nel Canton Grigioni, e dunque la seguivo abbastanza anche per questa ragione. E dunque ho questi ricordi abbastanza precisi, sia come date, come mesi, sia come contesto, ma soprattutto questa capacità di sintetizzare da un giornale borghese, perché era praticamente un giornale borghese ed era più attivo che neanche il quotidiano del Partito Socialista, che aveva avuto comunque un passato glorioso, però su questi aspetti era rimasto in seconda linea. Poi ho seguito sempre di più, nel 73 più o meno sono cominciati a nascere anche dei gruppi anarchici in Canton Ticino. Ho partecipato subito a uno dei primi gruppi anarchici che erano ripresi dopo gli anni 20-40, l'organizzazione anarchica ticinese, con cui ho ancora ottimi rapporti sui vecchi. L'organizzazione non esiste più, ma i vecchi compagni sono comunque rimasti sempre più o meno attivi all'interno del movimento, e questo ci ha comunque anche... abbiamo conosciuto Paolo Finzi, Amedeo Bertolo, venivamo spesso a Milano per prendere documentazione, le riviste e tutto, e questo ci ha permesso comunque di continuare ad essere informati sulla situazione di cosa era successo, e anche di rimanere coscienti di un pericolo. Diciamo così, anche come sono anche editore dell'edizione La Baronata, che sono stata fondata nel 78, e l'avevamo un po' anche pensata quasi come l'idea di creare una casa editrice, proprio nel caso succedesse qualcosa di terribile in Italia, di avere già un minimo di capacità di poter fare dei libri, dei giornali. Ed era questa un po' una delle motivazioni, al di là del volere comunque fare ricerche sull'anarchismo, sul movimento libertario e tutto.